Un saluto a tutti i lettori di Ardor Upgrade. Dopo aver recensito qualche tempo fa il modello Super, siamo oggi in compagnia di un nuovo smartphone Umi. Parliamo di Umi Max che si differenzia dal fratello per quelli che definiremmo dei piccoli dettagli, ma che conservano nonostante ciò un'usabilità interessante per uno smartphone che comunque appartiene alla categoria che definiremmo dei cinesoni. Umi Max è un dispositivo che si caratterizza per un design molto sobrio, ma non per questo poco elegante, e sicuramente molto simile a quello del fratello maggiore Umi Super. Lo chassis è realizzato interamente in alluminio, fatta eccezione per le bande plastiche che contengono le antenne. Nella parte frontale abbiamo poi il display coperto da un vetro di tipo Gorilla Glass di Corning, un vetro sicuramente molto resistente sia ai graffi che agli urti. Sicuramente piacevole anche l'anellino ret illuminato LED nella parte bassa che funge da display per le notifiche. Bella la fresatura lucida della cornice che ospita i pulsanti per la regolazione del volume e per l'accensione sul lato destro, un pulsante multifunzione personalizzabile sul lato sinistro insieme al carrellino per l'inserimento della SIM e della scheda micro SD. Nella parte superiore abbiamo poi il jack da 3,5 mm mentre in quella inferiore oltre allo speaker abbiamo la porta di connessione al PC e per la ricarica USB Type-C. Il display di questo smartphone offre una diagonale di 5,5 pollici e una risoluzione Full HD. Buona la resa dei colori, eh, abbastanza vividi, così come sicuramente ottimo anche l'angolo di visione, caratteristica del resto tipica di tutti gli ultimi display di tipo IPS, come quello montato proprio da questo UmiMax. Un iconeo, un nero non esattamente profondissimo alla massima luminosità, ma si tratta di un problema che non compromette assolutamente l'utilizzo del dispositivo. Nella parte posteriore troviamo poi un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali attraverso cui possiamo sbloccare il nostro smartphone. Un sensore che si è rivelato abbastanza veloce e sicuramente molto preciso. Diciamo che il riconoscimento avviene in maniera corretta per 9 volte su 10. La fotocamera non è probabilmente la migliore che abbiamo visto fino ad ora a bordo di uno smartphone, ma non sfigura comunque se paragonata a quelle di altre soluzioni dallo stesso costo ma prodotte e vendute da brand più blasonati. Soprattutto in caso di scatti in condizioni di luce non ottimale si soffre di un forte rumore e i particolari diventano particolarmente irriconoscibili. In queste situazioni è messo in difficoltà anche il sistema di autofocus che risulta spesso molto o addirittura troppo lento. La fotocamera è tuttavia l'unico vero e proprio compromesso perché, se dobbiamo giudicare l'aspetto hardware di questo UMI Max, nel suo complesso viene davvero difficile riscontrare delle criticità. All'interno di questo dispositivo, abbiamo infatti un processore Mediatek Helio P10 a 1,8 GHz di frequenza, accompagnato da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna dedicate allo storage e espandibile tramite schede di memoria micro SD. Un mix di componenti che porta ad un'esperienza d'utilizzo sempre fluida e priva di lag. Risultato ottenuto anche grazie al software, in questo caso Android Marshmallow, presente in una versione praticamente stock. Pochissime sono infatti le personalizzazioni che si limitano ad alcune app, tra cui ad esempio quella utilissima della torcia. E molto interessante è, come abbiamo già detto in apertura, il tasto personalizzabile posto qui a fianco. Al momento dell'acquisto è impostato per aprire la fotocamera alla prima pressione, ma possiamo personalizzarlo in modo che premendolo si apra una delle, delle app che abbiamo installato proprio sullo smartphone. Buono il comparto antenne e quindi la ricezione e soddisfacente anche la parte audio, sia per quanto riguarda le chiamate che nella riproduzione di file multimediali. Non possiamo poi lamentarci nemmeno della batteria che grazie alla sua capacità di ben 4000 mAh riesce a portarci in una giornata di utilizzo normale a fine della stessa e anche in caso di un utilizzo un pochino più intenso riusciamo ad arrivare comunque dopo cena. Insomma uno smartphone nel complesso sicuramente completo, in grado di offrire tutto il necessario per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Hardware di tutto rispetto, racchiuso in un corpo ben costruito e rifinito e completato da un software che come verificato con il precedente Omni Super offre oltre a un'ottima ottimizzazione anche un discreto supporto per quanto riguarda gli aggiornamenti e per quanto riguarda invece il prezzo beh questo Umimax è disponibile presso alcuni rivenditori online come ad esempio Gearbest ad un prezzo di circa 150 euro sicuramente un esborso ragionevole per quanto offerto se invece volete proprio esagerare e volete avere eh, tutto quello che possiamo ottenere da uno smartphone dal punto di vista hardware c'è poi la versione Super che abbiamo già recensito che offre 4 GB di RAM anziché i 3 presenti in questo Umimax 64 GB di memoria interna contro i 16 di questo dispositivo e un processore leggermente overclockato. Questo Umi Super è disponibile, al contrario di questo Umi Max, ad un prezzo di circa 180 euro, quindi più o meno 30 euro in più di questo prodotto. Se questo video vi è piaciuto non mancate di lasciare un like qui sotto, iscrivervi al nostro canale YouTube, alla nostra pagina Facebook e ovviamente continuate a seguirci sulle pagine di hardware upgrade.